Salve a tutti ragazzi, io sono Valerio e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di iniziare vi volevo ricordare che ho creato le playlist dove potete trovare tutti i video 3 che ho girato finora. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti settimanali che pubblico. Ci sono dei concetti nel mondo del lavoro e della ricerca e selezione di personale che non so perché non sono approfonditi per bene, perché chiaramente molte persone del settore non possono esporsi, ma non è un nostro problema. Quindi oggi da ex headhunter e recruiter andremo a vedere i 4 consigli su come superare ogni colloquio. Consiglio numero 1, motivazione. Ragazzi, credetemi, la motivazione è fondamentale. Non c'è cosa peggiore per noi selezionatori di portare avanti in un iter selettivo un candidato poco motivato. Il mio vecchio manager, un bacione a lui che mi segue sempre, diceva sempre che è meglio un candidato molto motivato e un po' più scarso che il contrario. Attenzione, dimostrare motivazione non vuol dire fare il disperato oppure elemosinare per un lavoro. Vuol dire dare esempi pratici e spiegare le motivazioni che ti spingerebbero ad accettare quella determinata posizione per la quale ti sei candidato. Signor Murphy, con esattezza cosa l'attira del settore turistico? In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso. Sì. Personalmente, quando facevo i colloqui, la motivazione più forte che cercavo era quella a stampo geografico, ovvero avvicinarsi a casa piuttosto che trasferirsi perché la propria ragazza o fidanzata o fidanzato si trova in un determinato posto. Insomma, il motivo geografico è sicuramente uno dei driver di cambiamento più importanti, mentre quello più debole, logicamente, è il motivo economico. Perché? Perché i soldi li puoi chiedere anche alla tua attuale azienda e quindi non devono essere un motivo per cambiare, e soprattutto perché in un iter selettivo prima o poi arriva il momento di parlare di soldi. Quindi non abbiate fretta, perché quel momento arriva prima o poi, e quando arriva facciamoci trovare pronti e facciamogli un culo così. Punto numero 2, allineamento. Allineamento non nel senso di diventare di legno, no, questa è tristissima, taglia. Allineamento significa dimostrare che la posizione per la quale ci stiamo candidando e per la quale siamo in iter fitta perfettamente con quelle che sono le nostre capacità. Quindi dobbiamo rileggere la job description e dimostrare che sappiamo esattamente di cosa si stia parlando. Quindi, prima di andare al colloquio, leggiamoci bene la job description e quando parliamo martelliamo solo su quello che vuole sentire la job description. Tenete conto che quando andrete a un colloquio vi verrà sempre chiesto di spiegare la vostra vita in ordine cronologico, ovvero dal primo titolo di studio fino all'ultima esperienza lavorativa. Dai, dai, lo sa. Dai, ma uno in Italia che sa cosa vuol dire. Come frase, vivi e lascia vivere. Ma cosa? Come frase? Nel fare questo, andate a sottolineare solamente le attività direttamente interessate con quella posizione. Fidatevi, funziona al 100%. Quindi, allineamento, dritti all'obiettivo e attacchiamo sempre per uccidere. Terzo punto, presentazione. Dovete essere presentabili, non solo da un punto di vista dell'abbigliamento e da un punto di vista estetico, quindi comunque più o meno ben curati, ma soprattutto nel modo in cui esponete le cose e nel modo di parlare e di sedervi. Guardate sempre negli occhi, non con fare di sfida, però guardate negli occhi. Ma dici a me. E cercate di avere un discorso sempre organico. Tenete conto che difficilmente le persone con cui farete il primo step selettivo di persona saranno quelle che vi assumeranno. Quindi cercate di fare bella figura con loro e cercate di farvi poi presentare al loro superiore o al loro cliente con orgoglio. E cercate soprattutto di non puzzare. Tutto questo concetto si riassume con la parola standing. E credetemi che purtroppo in un mercato del lavoro come quello italiano, dove l'apparenza è fondamentale, perché bisogna nascondere un'incredibile mancanza di contenuto, lo standing è un elemento imprescindibile. Ultimo punto, sincerità. Sincerità, attenzione, non significa essere sinceri col recruiter, non dovete essere sinceri con i recruiter. Sincerità significa che quando terminate un colloquio e avete delle sensazioni in merito al colloquio, cercate di capire subito se sono positive o sono negative. E se sono negative,
ditelo subito a quelli con cui avete fatto il colloquio, non aspettate. Credetemi, non c'è cosa peggiore per voi stessi di portare avanti un iter selettivo e poi tirarvi indietro all'ultimo. Questo perché per tanti motivi, ma il principale motivo è che quando voi vi tirerete indietro non farete una figura di merda solo voi, ma la farete fare a quello che ha fatto il primo step di selezione, a quello che ha fatto il secondo step di selezione e all'azienda stessa. Per cui potrebbe poi essere messa su di voi una croce nera. E credetemi, non ci sono cose peggiori, perché poi vi creerete una brutta reputazione e credetemi che le persone parlano tra di loro. Quindi cerca di essere sempre carino e coccoloso.